Mercoledì 19 giugno è stata trasmessa l'ultima diretta di Live Non è la D'Urso, nella quale Morgan ha rilasciato delle nuove dichiarazioni sul conto di Asia Argento, la sua ex moglie. Questa volta abbastanza adirato, anche perché il suo sfratto dalla casa dove vive, una grossa parte di questo sfratto è dovuto alla denuncia fatta da Asia Argento per non aver pagato lui gli alimenti alla figlia piccola. Ha avuto anche debiti con il fisco, debiti con l'altra compagna, però l'altra compagna ha deciso di aiutarla, il fisco non è una persona che ti aiuta, quindi lui, quando ha chiesto aiuto ad Asia Argento lo ha deriso su internet dicendo: adesso quando sarai sulla panchina ti sarà difficile drogarsi. E Morgan ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Quindi Mauro Coruzzi, dallo studio Mediaset, gli chiede come mai avesse definito Asia Argento un manuale di tossicodipendenza. L'artista, visibilmente provato in volto, perché fra pochi giorni dovrà lasciare la sua casa, la unica casa che ha, ha dichiarato: mi ha fatto imparare tutto. Asia è la colpevole, ovviamente. Credo che ci sia un'intera squadra di calcio che è stata incastrata, non solo io. Quello che vuol sottintendere è che lei avrebbe insegnato a drogarsi almeno a 10-12 partner. Alle prime parole pronunciate però dall'ex leader dei Blu Vertigo è seguita la reazione di Barbara D'Urso che si dice che si dissocia. Quindi invita Morgan a fare, oltremodo, a non fare dichiarazioni pesanti sul conto dell'ex moglie, dissociandosi dalla verità riportata in diretta dal cantante. Ma Morgan è apparso veramente furioso e dice, nel corso del collegamento, dice che verrà sfrattato. Mi dissocio assolutamente da quello che si sta dicendo, dichiara Barbara D'Urso, parlando appunto con Morgan che è collegato dalla sua casa a Monza. Però Morgan ribadisce: certo, dissociamoci da tutto quello che non conosciamo. È grave quello che ho detto, sai perché? Perché sono gravi le conseguenze mie di salute, non perché sia una questione di calunnia, è una questione di salute, non di calunnia. È grave quello che ha fatto lei. Morgan poi lascia intendersi di essere stato preso in giro da Asia Argento e dice: per come mi ha trattato lei nella vita, ha saputo ferire e offendere gravemente chi aveva soltanto qualcosa di buono da darle. Io l'ho compresa in tutti i suoi tradimenti e lei tornava sempre da me, dicendo un sacco di balle, tra le quali sei il mio punto di riferimento. E voi adesso siete qua a parlare della superficie di una situazione che non conoscete, trascurando i sentimenti.